Dopo tre vittorie di fila rallenta la sua corsa la Vigor Senigallia che al Bianchelli, dopo essere stato in vantaggio di due reti all'ora di gioco, viene agguantata da un Roma City mai domo capace di ristabilire la parità nell'arco di 10 minuti grazie alla doppietta di Di Renzo. Un pareggio che alla vigilia poteva essere accolto positivamente, visti tanti problemi per Mister Clementi ancora alle prese con molti infortunati a partire da Capitan Pesaresi, ma per come si erano messe le cose lascia un certo rammarico in casa rossoblù. Il tecnico di casa sceglie di schierare la sua squadra con un 3-5-2 speculare rispetto alla disposizione in campo e gli avversari e decide di far esordire dall'inizio il classe 2006 Beu con gli ospiti che, pur mostrando fino a questo momento una certa discontinuità nei risultati, restano una delle squadre sulla carta più temibili del campionato. Direzione di gara affidata a Spinelli di Cuneo che pochi secondi dopo il fischio d'inizio sorvola sul contatto tra Baldini in percussione centrale e un difensore avversario. Mancini recupera la sfera e dalla destra lascia partire un cross preciso che trova puntuale all'appuntamento sul pallone all'altezza del secondo palo Broso che infila la sfera alle spalle di Di Chiara per l'1-0. Il vantaggio consente ai rossoblù di poter attendere la reazione ospite che, a parte un sinistro a posizione defilata di Di Renzo al settimo che si spegne sul fondo, non riescono a creare veri pericoli fino a dopo la metà della frazione, con Ascoli che al 25esimo riesce a saltare Beo al vertice destro dell'area di rigore, ma poi è impreciso con il destro. La pressione dei ragazzi di Maurizi si fa via via più insistente con il passare dei minuti, ma Sarti corre pochi rischi e la Vigor riesce a tornare negli spogliatoi per il riposo in vantaggio. A inizio secondo tempo i padroni di casa prendono in mano l'iniziativa del gioco e trovano il modo di tenere lontani dalla propria area i giocatori avversari con un ottimo palleggio che costringe i capitolini a rincorrere il rossoblù che al 14esimo raddoppiano con un'altra azione da manuale. Broso riceve sulla tre quarti e scarica prontamente per Mancini che apre a sinistra trovando Scheffer, bravo nel controllo e superlativo nella conclusione con una parabola che scavalca Di Chiara infilando l'incrocio dei pali opposto per il 2-0 che fa gioire il Bianchelli. Il Roma City sembra accusare il colpo mentre la Vigor si illude di poter amministrare, ma Maurizi azzecca i cambi e la formazione capitolina trova il modo di accorciare le distanze approfittando di una indecisione difensiva dei rossoblù che al 22esimo permette a Di Renzo di poter liberare in piena area un diagonale di destro potente e preciso che non lascia scampo a Sarti per accorciare le distanze. Ora il Roma City ci crede con la Vigor che si abbassa troppo e lascia campo agli ospiti che sfiorano il pareggio già due minuti più tardi con una mischia in area su cui Sarti è bravo a salvare la propria porta con la sfera destinata a finire nell'angolino. Il pareggio però è solo rinviato di qualche minuto perché superata la mezz'ora della ripresa Scognamiglio con un lungo lancio pesca in area la testa di Sparacello che rimette in mezzo dove Di Renzo trova il modo di deviare la sfera alle spalle di Sarti firmando il 2-2. Con entrambe le squadre a corto di energia a cercare di riportarsi in vantaggio sono i padroni di casa che provano a riversarsi in avanti, ma il Roma City controlla la sfuriata e mostra di accontentarsi di portare a casa al triplice fischio finale un pareggio ad un certo punto della gara sicuramente insperato. Diciamo che per come si era messa la partita, più che per quello che si era fatto, ci siamo trovati in vantaggio 2-0 e quindi a quel punto lì è ovvio che un po' di rammarico c'è perché ti sei fatto rimontare, però l'inerzia della gara l'avevamo persa e alla fine credo che una volta che hanno raggiunto il pareggio, credo che il risultato del pareggio ci possa soddisfare perché comunque abbiamo fatto secondo me bene, abbiamo anche cambiato alcune cose sia per necessità che per necessità che sono indotte anche dagli avversari, perché contro avevamo, secondo il mio parere, una delle squadre più forti in assoluto del campionato, sia per tecnica, qualità, struttura, organizzazione. E quindi temevamo tantissimo questa sfida. Nell'occasione del primo gol di loro, che ha riaperto la partita, abbiamo fatto, secondo me, un errore abbastanza evidente da valutare, da vedere. Sai, sulle palle alte anche oggi il vento può aver inciso molto su alcuni atteggiamenti di alcuni giocatori, quindi lì abbiamo riaperto la partita in maniera molto ingenua perché sennò eravamo insomma padroni comunque per poter mantenere quel vantaggio, al fatto che comunque abbiamo tenuto testa e molto a una squadra così importante. Anche considerando il fatto che l'infermeria è ancora piena, mancano pezzi della squadra importanti, soprattutto per quello che riguarda eventualmente anche i cambi. Sì, ma io direi che oggi hanno fatto molto bene, quelli che sono stati in campo si stanno sacrificando tutti, come ho detto ieri, mi piace soprattutto parlare di chi è in campo perché oramai stiamo sempre a parlare di chi non c'è e non è una cosa
una cosa bella perché la Vigo sta facendo bene, sta facendo un campionato ancora insomma da protagonista, fa queste partite contro squadre molto, molto quotate da protagonista e quindi direi che è veramente il caso di concentrarsi e di fare insomma, un applauso a chi comunque questi risultati li sta portando a casa, cioè quelli che stanno in campo. Una squadra, la sua, che ha manifestato fino a questo momento un andamento un po' altalenante, come lo spiega? Diciamo che il nostro andamento altalenante è riconducibile a due partite, che è quella di Matese e a quella in casa con l'Ascoli. Due partite dove con l'Ascoli abbiamo creato veramente. L'Ascoli non ha mai superato una volta la metà campo, abbiamo fatto due ingenuità incredibili, abbiamo creato l'inverosimile, ma non abbiamo fatto gol. Ma non è una scusante, perché poi. Chi vince gioisce, come si dice, chi perde adesso io sto qui a giustificare la sconfitta. E quindi noi ci mancano almeno quattro di questi punti.